A Milano, 25esima edizione del MITAM, mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento, che due volte l'anno fa incontrare i produttori tessili italiani e stranieri con gli operatori economici di tutto il mondo. Il ministro per il commercio estero Vittorino Colombo visita la rassegna soffermandosi nel padiglione di un grande complesso laniero italiano, che è anche il più grande del mondo a ciclo completo, cioè dalla lana in vello al prodotto finito. Oltre ai tessuti noti in tutto il mondo, questa azienda, che occupa nel complesso 12.000 dipendenti, produce filati, abiti confezionati e coperte. Il ministro ha visitato tutti i reparti, da quello dei famosi tessuti, il cui marchio è da anni una sicura garanzia, a quello degli abiti già pronti. Ma l'interesse maggiore è suscitato ancora una volta dalle dimostrazioni del trattamento antimacchia, il quale, pur conservando intatte tutte le caratteristiche del tessuto, lo protegge dai pericoli di qualunque tipo di sporco acquoso o oleoso. Manutenzione facilissima, dunque, e niente alone. All'antimacchia non resiste neppure lo smog, che si deposita sui tessuti sotto forma di microgocce untuose, spegnendo anche i colori più belli. Per i prodotti di questa azienda, trattati tutti con antimacchia, basta, come dicevamo, una manutenzione ridotta al minimo per restituire lo splendore del colore originale. È stata quindi raggiunta una nuova frontiera del tessile. Il rosso, il verde e il blu sono i colori predominanti, per noi purtroppo non visibili, della pittura di Olivia Brégant, una pittura...